Stasera, a dispetto di quello che si tende a pensare solitamente, non parleremo di donne legate alle questioni di genere, bensì di uomini. Ci focalizzeremo su come sono cambiate le identità maschili negli ultimi anni, in funzione anche di ciò che è accaduto rispetto all'emancipazione femminile. E quindi rifletteremo anche sui nuovi rapporti tra uomini e donne e avremo appunto degli spunti interessanti non solo dai nostri relatori ma anche da alcune letture scelte per voi. Le letture saranno interpretate da Luca Pala. I nostri relatori sono Barbara Mapelli, che insegna pedagogia delle differenze di genere ed educazione degli adulti, e il dottor Alessio Miceli, che è presidente dell'Associazione Maschile Plurale. Do subito la parola alla dottoressa Barbara Mapelli. Buonasera, vi ringrazio per l'invito e mi ha consentito di conoscere questo bellissimo posto che non conoscevo ancora benché insegna alla Bicocca. Allora ecco, parlo degli uomini da un punto di vista di una donna, il che è leggermente imbarazzante a volte, avendo vicino a me un uomo che di questo ha fatto una delle più importanti missioni della propria vita. E quindi accenno una serie di argomenti che probabilmente poi riprenderà Alessio, con cui sono comunque abituata a ragionare, anche a scrivere insieme, e probabilmente approfondirà. Comunque sono due punti di vista. Di solito ho un esordio sul tipo così. Voi sapete che queste trasformazioni che riguardano le identità di genere sono state avviate dalle donne, il che è naturale perché noi siamo state comunque il sesso oppresso. Avviate lo scorso secolo, nella seconda metà del Novecento. Questo ha lo scopo, perché naturalmente il lavoro continua, di creare nuove soggettività femminili, anzi di crearci come soggetti, perché proprio soggetti di cittadinanza e riconoscimento come gli uomini prima non eravamo. Ecco, la mia convinzione, la nostra convinzione è che queste ricerche di nuove libertà delle donne abbiano aperto dei varchi anche per il maschile, le possibilità per gli uomini di rimettere in discussione le norme di genere che li hanno riguardati, le costrizioni, le regole del sì uomo, che è una frase che viene ripetuta o non detta ma comunque implicita ad ogni nuovo maschio che viene al mondo. Il cammino degli uomini però è evidentemente diverso dal nostro e difficile, particolarmente contraddittorio, perché vive all'interno di modelli in contraddizione, addirittura talvolta in contraddizione paradossale. Le forme di mascolinità più tradizionali, che generano sofferenze e anche violenze, la ricerca di essere uomini nuovi, che ovviamente è una ricerca che non riguarda tutti gli uomini, purtroppo, ne riguarda forse ancora un numero limitato di uomini, ma esprime, io mi auguro, la tendenza di ciò che avverrà nel futuro. E anche qui però con qualche pericolo, qualche trappola, che è di vario tipo. La possibilità di diventare uomini nuovi non significa imitare le donne, ma ricercare delle virtù proprie, del proprio sesso, forse dimenticate, forse lasciate indietro nella storia più visibile delle virilità che hanno prepotentemente oscurato le vite delle donne, ma anche di tanti uomini che non hanno voluto o potuto adeguarsi alle norme di questa virilità. Viviamo quindi, donne e uomini, in un momento storico
particolarmente significativo e particolarmente importante. Viviamo in un momento che io chiamo sempre frattempo, cioè come, ma non un periodo di sospensione, un periodo di passaggio dal vecchio al nuovo. Io credo che siamo molto fortunati e fortunate a vivere in questa epoca, perché osserviamo direttamente, ecco, il cambiamento, le trasformazioni, e possiamo comunque non solo essere osservatori ed osservatrici, ma essere protagonisti e protagoniste di questo cambiamento nelle nostre azioni, nei nostri atti, nei nostri pensieri, nelle relazioni che stabiliamo tra donne e uomini. Su queste tematiche farò tre brevi approfondimenti su tre temi che mi paiono particolarmente cruciali in queste riflessioni: i temi delle paternità, i temi dell'educazione, ovviamente sono una pedagogista, e i temi del corpo, e il tema del corpo. Le paternità, le nuove paternità, rischiano di diventare un nuovo stereotipo, è questo l'attenzione che dobbiamo dare. Noi per prime, quando ai giardinetti, io frequento i giardinetti, noi per prime quando vediamo un uomo che manda avanti e indietro l'altalena, che porta il passeggino, il monopattino, eccetera, ci incantiamo, ecco, ci viene il ciglio umido, no? Cosa che non succede se vediamo una povera madre o nonna che si affanna anche lei facendo le stesse cose, affaticandosi. Ci commuove questa visione, ed è anche giusto che ci commuova, perché non siamo né abituate e abituati a vedere degli uomini che si prendono cura, ecco, ma stiamo attenti che questi non diventino delle figure patinate, ecco, delle figure non reali, perché il cammino in realtà per le nuove paternità è un cammino complesso, tutto da apprendere, tutto da, nel quale ogni uomo e gli uomini devono ancora formarsi. Mi ricordo sempre una cosa che aveva scritto un uomo sulla sua paternità, che credo proprio sia chiarissima, il manifesto delle difficoltà nelle nuove paternità senza retorica. Lui dice: io sto cercando di essere un nuovo padre, non ho modelli di riferimento, perché non mi allontano da quello che è stato mio padre, gli uomini delle altre generazioni, ma so per certo che non posso più tornare indietro. È un po' tragica, no, questa cosa. Non ho modelli a cui riferirmi ora, ma certo non posso ritornare ai modelli di un tempo, perché quelli sono stati superati. Ecco, e allora il discorso non è tanto quello, appunto, delle facili soluzioni, tipo, appunto, le immagini che abbiamo visto tante volte di attori dotati di muscolatura e tatuaggi, torso nudo, che tengono in braccio un bambino pelle contro pelle. Queste sono figure commoventi, belle, ma non è così. La paternità è le nuove paternità sono un grande lavoro. Un lavoro complesso nel quale le difficoltà le creiamo anche noi donne. Le madri, le donne che sono vicine a questi nuovi padri, sono delle donne che non esprimono fiducia in loro quando è il momento reale, concreto dell'intervento, il che crea fragilità in questi uomini e crea anche dei meccanismi di deresponsabilizzazione. Faccio un esempio. Lui impara a cambiare i pannolini, a lavare i culetti e tutto il resto, ma colei che dirige il compito dell'accudimento resta sempre la madre, prevalentemente resta la madre. Come io che mi compiaccio del fatto che mio marito fa la spesa, ma la lista gliela preparo io, perché sono convinta che lui non sia in grado se non di comprare scatolette di tonno. Certo, se io non gli consento mai di farlo, non imparerà mai, no? Ecco, quindi siamo anche noi donne che, pur desiderando di aver vicino uomini che si prendano cura dei bambini, della casa e di tutto, però siamo profondamente convinte di essere noi sole capaci e protagoniste di tutto questo. Adesso è chiaro che sto esagerando, sto creando dei paradossi, no? Per esprimere meglio delle tendenze.
però appunto a queste persone dobbiamo dare la possibilità di sbagliare, di fare degli errori, di essere protagonisti, di costruirsi una sapienza che gli uomini non hanno avuto modo di costruirsi nel tempo. Certo, molto congiura contro tutto questo. Voi sapete che in Italia i permessi di paternità sono ridicoli, addirittura mi pare che siano 2 giorni, proprio 2 giorni obbligatori, se non sbaglio. Continuano a cambiare le leggi, però le situazioni non migliorano. Gli uomini possono prendere i cosiddetti congedi parentali, pensati per le donne, ma a cui possono accedere anche gli uomini. E sono un'ottima cosa, perché se in una coppia tutte e due lavorano e lui prende il congedo parentale, vuol dire che può prendersi cura dei bambini o delle bambine senza che la moglie sia lì sopra di lui a guardare quello che fa, quello che sbaglia. Ecco, solo che è molto complesso per un uomo prendere un congedo parentale, perché il mondo del lavoro non è abituato a tutto questo, e un uomo si gioca con molta facilità la carriera e la credibilità, perché è un uomo che sta a casa a curare i figli, è un uomo che non è più fidelizzato al lavoro. E con le retoriche, le etiche del lavoro in cui ancora crediamo, questo significa che, certo, magari non verrà licenziato, però certamente si gioca la possibilità di progredire nel suo lavoro. Se la giocano anche le donne con la maternità, per cui siamo in una situazione paradossale, in particolare in Italia, in cui il contrasto tra genitorialità e lavoro è molto forte, sia per le donne che per gli uomini. Il mondo del lavoro punisce chi si occupa dei figli e delle figlie. Abbiamo un welfare molto povero, e però ci lamentiamo delle culle vuote. Le culle vuote sono probabilmente una necessità, visto che è molto difficile non fare i figli, ma comunque prendersene cura. E diventano poi le generazioni precedenti, le nonne e i nonni, il sistema di welfare che funziona per chi ha possibilità. Quindi vedo in questo particolare su questo particolare tema della genitorialità la necessità di una complicità tra donne e uomini. Nel momento in cui la maternità non sarà più così prevalente, non sarà il mestiere delle donne, ma ci sarà un equilibrio tra maternità e paternità, anche nel chiedere permessi, nell'occuparsi dei bambini e delle bambine, si cambieranno anche le mentalità del mondo del lavoro. Le paternità non si chiameranno più nuove paternità, oppure quella cosa orribile che è stata inventata a un certo momento dei mammi, che è proprio obbrobriosa, ma diventerà una modalità dell'essere degli uomini che lo desiderano. Stiamo parlando sempre di possibilità utopiche, però l'utopia è essenziale per stare al mondo. Se non crediamo in qualcosa che può avvenire o deve avvenire per migliorare, rendere più armonici i rapporti tra le donne e gli uomini, non so di che cosa parliamo. No? Il tema dell'educazione. Chi mi conosce sa che da molti anni mi occupo di questo grosso problema, che è l'assenza maschile nell'educazione, in particolare nella scuola e nelle prime classi, quelle dell'infanzia. Gli uomini proprio non ci sono. Me ne occupo da tanti anni, ho ottenuto modestissimi risultati, perché la situazione, non me ne occupo solo io evidentemente, la situazione non cambia, gli uomini continuano a essere assenti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. È una di quelle che io chiamo evidenze invisibili, cioè uno stato, una situazione che si ripete da sempre, per cui non ce ne accorgiamo neanche più non ci rendiamo conto del danno che può fare questa assenza. Sono io stessa che pure mi batto per queste tematiche,
Un giorno sono andata a prendere le mie nipotine all'asilo e ho visto un uomo che usciva da un'aula e ho pensato subito, sarà un padre. In realtà era un maestro, ne esiste uno su non so quanto, uno su 100 probabilmente, ma esistono. Ma io stessa non riuscivo a riconoscerlo come tale, no? E poi parlando con lui e con altri, appunto spiegava che quando queste mosche bianche arrivano in una scuola dell'infanzia, in una scuola elementare, sono le stesse madri che hanno un'immediata reazione di distacco, quasi di ripulsa, perché non sembra che un uomo possa essere all'altezza di prendersi cura di bambini e bambine. Tutto questo per dire che si tratta di un problema che non possiamo assolutamente affrontare, come è sempre stato fatto, solo come un problema economico. Gli uomini non fanno quel lavoro lì perché guadagnano poco, no? Si guadagna poco lì come si guadagna poco in tantissime altre professioni, no? Ma è un problema di radicale, profondo radicamento culturale, nel quale siamo imprigionati e ingabbiati donne e uomini, come per altre situazioni. Il problema è che noi stiamo creando delle opzioni anche per il futuro, cioè un futuro tutto denso di stereotipi. La facoltà di scienze della formazione, voi sapete, ha una bicocca, ha una percentuale variabile di presenze maschili tra il 12 e il 14%, che non cresce assolutamente, e la maggior parte degli uomini poi nella specialistica va a fare quel tipo di specialistica che poi li condurrà nella formazione delle aziende. Se poi andiamo a vedere scienze della formazione primaria, cioè quella parte della facoltà che prepara le persone ad insegnare alle scuole dell'infanzia, alle scuole elementari, gli uomini sono una percentuale irrisoria, il 2%, 3%, insomma, e sono di solito persone che hanno provato altre strade, non ci sono riuscite e si sono rifugiate lì. Quindi vedete come noi stiamo ipotecando in questo modo anche il futuro dei bambini e delle bambine che verranno, perché si troveranno davanti a un mondo, il primo mondo sociale con cui vengono a contatto, un mondo nel quale le donne si prendono cura, gli uomini fanno altro, non si sa bene che cosa facciano, in cui gli stereotipi e le divisioni dei ruoli e quindi delle attitudini e delle competenze femminili e maschili sono già rigidamente preordinati. Dopo hai voglia di intervenire anche educativamente su questi stereotipi che si formano in età così precoce. Proprio ieri parlavo con un'amica, la quale mi diceva una cosa che mi ha veramente colpito, e cioè mi diceva, guarda, gli stereotipi di genere sono gli unici che si formano in età precoce. E mi portava l'esempio di un suo nipotino di 7 anni, scuola elementare, che è stato picchiato da un bambino nero. Quando lei, che è la nonna, e la maestra hanno chiesto a questo bambino picchiato chi è stato il bambino che ti ha picchiato, lui ha detto quel bambino con la maglietta gialla. Non l'ha identificato per il colore della pelle, ma per il colore della maglietta. Quindi questo vuol dire proprio che non esiste per i bambini, poi si formeranno dopo. Comunque gli stereotipi razzisti non esistono ancora. Gli stereotipi di genere ci sono, lo sapete benissimo, fin dalla primissima infanzia. Sono precocissimi, sono radicatissimi e sono molto pericolosi. Ora, se crescono nei primi anni in un mondo tutto di donne, questo significherà che già divideranno il mondo in percorsi femminili e maschili, no? Un bambino dell'asilo, alla domanda classica cosa fa la tua mamma, ha risposto la mia mamma fa, e non si sa quale professione, ha detto, e tuo papà cosa fa? Mio papà esce tutte le mattine, si mette dietro la porta, aspetta fino a sera e poi rientra. Come se il padre stesse dietro la porta, ma perché non riusciva
a capire cosa diavolo facesse questo padre che spariva la mattina e rientrava la sera. D'altra parte io ho sempre lavorato e mio figlio, quando era all'asilo e ha dovuto fare la figurina, fare un disegno di quello che faceva la mamma, mi ha fatto che stiravo. Ora ho stirato anche nella mia vita, però in realtà non è stata la mia attività principale. Quindi lo stereotipo supera la realtà. No, perché avrebbe potuto fare la mamma che stava alla scrivania, che studiava, che scriveva, no? Ecco, no, la mamma che stirava. Ecco, quindi questo mi aveva insegnato molto allora su questa capacità cogente proprio degli stereotipi che superano la realtà. Madri che vengono presentate come madri casalinghe invece sono delle professioniste. Perché l'immaginario stereotipato di bambini e bambine prevale su quello che in realtà accade. Noi ci stiamo assumendo la grande responsabilità di confermarglielo attraverso appunto questa assenza maschile. E quindi lavoriamo perché questo non succeda, o comunque questo nel tempo si diradi. L'ultimo punto è il corpo. Il corpo degli uomini, si parla poco di solito del corpo degli uomini, di solito si parla del corpo delle donne. È quasi tradizionale pensare che gli uomini abbiano trascuratezza rispetto al proprio corpo. Trascuratezza del corpo nell'ambito della salute, trascuratezza in ambito estetico. Anzi, questa trascuratezza rispetto al corpo è stato uno stereotipo, quasi un sintomo di virilità. Non sto a badare al fatto di potermi ammalare, di diventare debole o di essere bello. Non ho bisogno di tutto ciò perché sono un vero uomo. Sappiamo che le cose stanno cambiando, ce lo dicono le statistiche delle vendite dei prodotti cosmetici che stanno arrivando quasi, non dico a superare, però ad avvicinarsi molto le vendite di prodotti specifici per cosmetici specifici per gli uomini e per le donne. Quindi vuol dire che gli uomini cominciano ad avere un'attenzione al proprio corpo, cominciano a sentire la necessità di qualche supporto abbellente, oppure scoprono di avere un corpo che può essere fragile, un corpo che può ammalarsi, forse perché leggono le statistiche dell'attesa di vita, che è indubbiamente molto a favore delle donne. Voi sapete, ci sono differenze di attesa di vita di 4 o 5 anni. E poi ci sono le immagini che vediamo di solito sono dei mensili maschili, ma anche settimanali maschili, grande proposizione di muscoli, le famose tartarughe che ho scoperto poi perché me l'ha detto un mio studente, io dicevo, ma si parlavano tutti di tartarughe, mi chiedevo, e sono questo addome scolpito cosiddetto, no? Allora questi corpi scolpiti che appaiono, e sono una novità, gli uomini seminudi, di solito si tratta di busti, però nelle pubblicità adesso abbiamo anche tanti uomini in mutande, no? Nelle pubblicità televisive, nelle pubblicità dei giornali, quindi i corpi degli uomini cominciano ad essere esposti. Ecco, questa esposizione è in funzione degli uomini per dire ai propri simili, guarda, puoi diventare più bello. Io vado in palestra e vedo gli sforzi maschili appunto di sviluppare questi muscoli e di costruirsi queste tartarughe scolpite. Ma la domanda che io mi faccio di più e mi appare più lecita essendo io una donna è: ma noi donne, gli sguardi delle donne possono modificare il corpo degli uomini? In fondo noi, nella nostra storia, siamo state abituate ad essere guardate, no?
E si dice che i canoni di bellezza femminile sono stati, come dire, dettati soprattutto dallo sguardo maschile. Adesso che le cose sono cambiate, la domanda che mi pongo è, che mi sono posta ormai da qualche anno è, ma adesso che noi donne ci siamo legittimate a non essere solo coloro che vengono guardate, ma anche coloro che guardano, non solo quelle che vengono giudicate, ma che possono anche giudicare. Insomma, ci siamo autorizzate a diventare soggetti di desiderio, non solo oggetti di desiderio. Ecco, i nostri sguardi in qualche modo possono mutare i corpi maschili nelle forme, nelle modalità, come è successo per il passato. Gli sguardi maschili hanno modificato o comunque dettato le leggi della bellezza femminile. Non ho una risposta univoca, evidentemente. Abbiamo meno potere di quello che gli uomini hanno avuto nel passato, quindi evidentemente la potenza del nostro sguardo è più ridotta. Però io sono convinta, e me ne sono convinta di più facendo una piccola ricerca a questo proposito, che comunque è interessante ragionare insieme sullo sguardo che le donne pongono sugli uomini, come questo sguardo possa cambiare il corpo maschile. Tempo fa ho scritto un post, un breve intervento sul blog La 27esima ora del Corriere della Sera, in cui un po' scherzosamente, ma non tanto, mi chiedevo se alle donne piacciono di più gli uomini veri, intendendo per vero, tra virgolette, gli uomini dotati della virilità tradizionale, o gli uomini buoni, sempre tra virgolette, ponendoli un po' in alternativa. Gli uomini buoni sarebbero i nuovi uomini. E mi rispondevo che forse a noi piacciono ancora molto gli uomini veri. Cioè siamo ancora in un canale tradizionale, anche se qualche pennellata di bontà non ci dispiace, di sensibilità maggiore. Ecco, allora quando ho fatto poi la ricerca, una ricerca che ho fatto con una sociologa, con Marina Piazza, che poi è entrata in un libro col titolo Sguardi di donne su corpi maschili, siamo andate alla ricerca proprio della comprensione se e come si componga il fascino del corpo maschile per uno sguardo di donna. Adesso vado veloce perché non ho tempo di raccontarvi i risultati di questa ricerca, che è stata piccola ma abbastanza interessante, perché poi partivamo dal corpo del padre per poi proseguire sui corpi che le donne nella loro, corpi di uomini che le donne nella loro vita incontrano, corpi di amici, innamorati, amanti, mariti, figli, ecco. Posso dirvi solo poche cose, ecco. Il fascino maschile per le donne si compone di doti fisiche mischiate con doti o virtù del carattere, e quelle più citate sono empatia, capacità di ascolto, capacità di far ridere, piacciono gli uomini divertenti, l'ironia e la curiosità. Però non viene mai trascurato il corpo, è una qualità riconosciuta per gli uomini, negli uomini che si prendano cura del proprio corpo. Dice una, anche se non è una done, quindi non è necessario, però deve rivelare cura del suo corpo, perché si veste bene e si cura. Quindi io credo che noi si possa superare, lo sguardo femminile può superare la dicotomia tra vero e buono. Indubbiamente il nostro sguardo è più disincantato, è più preparato a cogliere nei corpi maschili, nei modi di essere degli uomini, delle aporie o dei falsi idoli. Ma al tempo stesso le culture in cui noi siamo cresciute ancora ci danno uno sguardo pieno della valutazione di tratti di fascino che stanno ancora nel tradizionale modo di porsi degli uomini, della tradizionale virilità. Tratti di fascino che noi abbiamo la capacità
e sappiamo decostruire, ma ci fanno ancora impigliare, qua sto leggendo, in maglie di desiderio. Un desiderio forse più complesso, costruito spesso su antinomie. Cioè, noi abbiamo la capacità critica, no? Anche rivolta a noi stesse, di dire: ma guarda come siamo sciocche, ci piace ancora quel virilone là. Dopodiché però ci piace un conto è il pensiero, un conto poi sono i moti del desiderio, no? Ecco. E quindi ci dibattiamo anche noi donne, col nostro sguardo sul corpo degli uomini, ci dibattiamo in paradossi e contraddizioni. È bene saperlo, e poi pian pianino magari ce ne libereremo altre. Dice una ragazza, perché le donne che abbiamo intervistato erano tutte giovani, giovane ma con gli occhiali, cioè è bello mandare avere gli occhiali, così dà l'idea di essere un po' un intellettuale. Comunque fa bene il sesso, le donne si autorizzano a parlare del sesso, che guardate non è una conquista da poco, perché un tempo non era possibile. Un'altra dice: un bellissimo narciso ha in sé durezza ma anche dolcezza. Quindi vedete come si mettono insieme sempre qualità apparentemente contraddittorie. Nonostante tutto, fa un po' impressione, almeno a me fa un po' impressione, sentire donne che parlano di uomini e di corpi di uomini, perché non siamo abituate. Siamo abituate del contrario, no? Apprezzamenti più o meno fastidiosi o piacevoli, comunque gli uomini parlano del corpo delle donne, magari spesso tra loro. Ecco, siamo molto poco abituate al contrario, e quindi si tratta di un terreno tutto da indagare. E adesso le donne, sì, come dicevo, da soggetti solo guardati si stanno trasformando anche in soggetti guardanti. Forse gli uomini li abbiamo sempre guardati, ma non abbiamo mai usato rendere pubblico questo discorso. E le donne hanno il coraggio di esporsi su questo tema, facendo uso di una qualità che secondo me possiedono più le donne degli uomini, ma su questo potete smentirmi, che è l'ironia, la capacità di essere ironiche. E quindi in qualche modo anche noi donne possiamo intervenire nel processo, anche se non da assolute e centrali protagoniste, nei processi di trasformazione della maschilità e soprattutto nei processi di trasformazione delle relazioni tra donne e uomini. La forza imprevista della dolcezza, perché è come faccio l'educatore, di Giacomo Mambriani. Fino ad alcuni anni fa non avrei mai immaginato di lavorare come educatore, in particolare con maschi preadolescenti, cioè di età compresa più o meno tra i 10 e i 15 anni. Non lo immaginavo perché mi sembrava un lavoro difficile, poco gratificante, che costringeva al contatto con esseri molesti, troppo grandi per ispirarmi tenerezza e troppo piccoli per poterci fare un discorso serio. In realtà esisteva una ragione più forte per sentirmi spaventato da quella professione. Intuivo che avrebbe toccato dei punti di fragilità dentro di me, il che suscitava inevitabilmente delle resistenze. Il mio corpo è fortemente coinvolto nella relazione educativa. Da quando faccio l'educatore ho corso, saltato, giocato a calcio, lottato, sudato le proverbiali 7 camicie, solleticato, preso in braccio, coccolato, a volte urlato e gesticolato come un matto. E se ho potuto vivere il mio corpo così liberamente, intensamente, è forse anche grazie alla crisi del patriarcato. Quel tipo di autorità e di controllo oggi non funzionano più e si inizia a intravedere una diversa possibilità di relazione tra le diverse generazioni. Come esempio prendo un episodio accaduto durante un centro estivo. Durante un'uscita di 2 giorni con un gruppo di ragazzi, 7 e ragazze, una decina circa, che frequenta un centro pomeridiano di sostegno scolastico e di socializzazione, mi capita di essere l'unico educatore maschio e quindi di dover presidiare la camera dei maschi durante la notte. Mi viene detto che in una precedente occasione si sono verificate fughe, tentativi di incursione nella stanza delle ragazze e schiamazzi fino all'alba, e che dormire sarà quasi impossibile. Con un po' d'ansia mi preparo ad una notte di battaglia e
arriva quindi la sera fatale e prima di mezzanotte ci ritiriamo nelle stanze. Assisto per circa 2 ore ad un repertorio di battutacce sceneggiate su masturbazione, omosessualità, dimensioni dell'organo maschile e altre amenità. In realtà nulla di particolarmente nuovo, cioè nulla che io maschio non abbia già in qualche modo vissuto e respirato in altri contesti maschili. Li lascio sfogare, senza reprimerli, senza dare segno di scandalizzarmi. A volte rido con loro perché sono spiritosi, ma a volte li informo che non fanno ridere e a volte li zittisco quando alzano troppo il volume. Ad un certo punto sequestro i cellulari. Fonte di risate e ammiccamenti continui. Probabilmente per le immagini erotiche e pornografiche a cui i giovani di oggi hanno facile accesso. E dopodiché in successione si addormentano tutti, anche i più agitati, per svegliarsi più di 6 ore dopo. Alla fine quello che dorme di meno sono io, troppo in allerta per rilassarmi completamente. I ragazzi di quella notte, inquieti ed eccitati sui letti a Castello, mi stavano gettando in mano la patata bollente della sessualità che gli bruciava i corpi e le menti. Per loro era importante vedere come un adulto, in particolare maschio, avrebbe reagito alla vista di quel corpo incandescente. Quella notte io purtroppo non sono stato in grado di iniziare un confronto con loro a proposito dell'energia misteriosa, bellissima e perturbante della sessualità. E ho semplicemente accolto quella manifestazione di vita nuda e cruda, senza spaventarmi, senza stimolare in loro sensi di vergogna, senza diventare complice, ma senza punirli. Speriamo di riuscire, noi adulti, a trovare presto il luogo ed il momento per iniziare a parlare con questi ragazzi, per dirci la verità e incontrarci davvero, per essere tutti quanti un po' meno timorosi e un po' più liberi. Questo testo che è stato scritto da Giacomo Mambriani, è un caro amico ed educatore, appunto, una di quelle mosche bianche che si confrontano con questi esseri molesti di quella fascia d'età in cui ancora non sono né carne né pesce, non sono più bambini, non sono ancora adolescenti. Lo abbiamo scelto perché ci sembrava una forma di paternage, di modo di essere, di assumere un lavoro, un ruolo di cura, un lavoro di ascolto, un lavoro di presa in carico, in qualche modo di giovani ragazzi, maschi, e non soltanto da parte di padri o di nuovi padri. Cioè il tentativo è stato di spostare nella dimensione anche educativa, quindi pubblica, nella società, quello che andiamo dicendo dei padri, di quando i padri sono presenti e costituiscono un riferimento anziché una latenza per i giovani maschi. E non a caso il discorso, vedete che va a parare molto, molto presto, molto in fretta sulla questione del corpo. Ecco, questo è il motivo della scelta di questa lettura. Più in generale la domanda di questo incontro riguarda la modificazione di noi maschi, di noi uomini, a fronte dei percorsi nuovi delle donne. È questo, no? Cioè se la libertà delle donne è opportunità anche per me uomo, per noi uomini. Provo a rispondere nello stesso modo con cui ci parliamo dentro questa rete, associazione di uomini che è maschile plurale, e anche a confronto, a contatto, in collaborazione, in amicizia, a volte in conflitto, speriamo costruttivo, con le donne con cui ci accompagniamo, quindi i vari ambienti che ci sono anche in questa città, come in questo ciclo di incontri. E il modo con cui ci parliamo è quello di mettere in gioco anche le storie personali, quindi io provo a dirvi di me stesso, di quello che ho considerato per me in prima persona, ma che penso valga non soltanto per me, ma anche per molti altri uomini, che lo dicano o meno, che ne siano consapevoli o meno. Allora, se la domanda è questa, cioè come la libertà delle donne, come i percorsi delle donne modificano il mio e i nostri percorsi di uomini, ecco, io direi che siamo in una transizione effettivamente, si può dire no per tutti quegli uomini che rimangono nelle maschilità tradizionali, e io direi soprattutto in due sfere. Una è quella che riguarda il corpo, come bene diceva prima Barbara, la percezione, l'idea, l'immaginario, prima di tutto, del proprio corpo maschile, quindi la sfera intima che vuol dire l'intimità, l'affetto, la sessualità, lo scambio, la costruzione della famiglia, l'idea che abbiamo di amore, tutto quello che sta dentro la propria sfera, appunto, sentita come intima e come vitale, come costitutiva del sé.
E poi nella sfera pubblica, cioè quello che sempre nominiamo come potere, come ruolo, come lavoro, come partecipazione alla città, come ruoli che assumiamo al di fuori di quella sfera intima di cui dicevo prima. Allora, no, i percorsi delle donne assolutamente non comportano alcun cambiamento per chi tiene una maschilità tradizionale su questi due versanti del vivere, del proprio essere, anzi, molti uomini si sono decisamente offesi, si sono arrabbiati, si sono a volte depressi, si sono sentiti non considerati, si sono sentiti come in una sorta di invasione di campo rispetto al cammino delle donne, sentito come un avanzamento e come un'invadenza, come un'intrusione. Se voi fate un giro in rete, vedrete quanti ambienti e quante associazioni di uomini parlano in termini rivendicativi. Come dire, ci stanno levando terreno, stanno avanzando in territori, in regioni che sono nostre, che non competono ad una donna. Perché questo? Una sorta di mancanza di fiducia, una sorta di, appunto, di invasione di campo. Io cito soltanto quel milione, circa 800.000, 900.000, un milione di padri separati, che con le loro ragioni, i loro torti personali, non è questione della singola vicenda, ma se andate a vedere i toni con cui si fa un raduno da un milione di persone, cioè quanto un esercito, e si rivendicano una serie di, come dire, di mancanze, di offese subite che sono presunte tali, di relazioni che si sono interrotte, dove si è accumulato rancore e così via, vi rendete conto di cosa sto dicendo. Sentire l'avanzata delle donne nei vari campi della vita come un gioco a somma zero, cioè se lei avanza io devo indietreggiare, se lei ha di più io ho di meno, se lei è di più io sono di meno o non sono. Ecco, questa è una partita già persa. È chiaro che se ci poniamo così, se io mi pongo così in una relazione, ho perso in partenza, perché perdo l'opportunità di questo di più che la crescita di un altro soggetto mi porta. La vivo come una mia diminuzione. Invece sì, decisamente sì, se sono portatore di una maschilità più consapevole. Cioè se nelle relazioni con gli altri uomini e con le donne con cui posso accompagnarmi, parlare, verbalizzare, ascoltare, scambiare, insomma, non è un gioco a somma zero. Questa avanzata, per così dire, delle donne è una progressione che arricchisce anche me. No? Come dire, due più di uno. E questo fondamentalmente la chiave di un altro sentire. Cioè di essere una parte, di essere noi uomini una parte e non il tutto, l'universale da cui poi è stata staccata la costola e da cui si è costituita la donna. Non l'uno, ma sentirsi appunto una parte, ed una parte anche in cambiamento, una parte di un mondo che cambia. Ma questo cambiamento mi porta anche delle opportunità. Allora, Barbara parlava prima di utopia. Io vi riporto una frase di Eluard che mi piace molto, che dice c'è un altro mondo ed è in questo. Cioè l'utopia non è soltanto un luogo futuro, un luogo altro, un qualche cosa che non c'è, che ancora non c'è e bisogna farlo da zero. Perché altrimenti, per conto mio, potremmo anche non parlarne. Se non ce ne sono tracce vive, chi ci dice che potremo costruire qualcos'altro di migliore? Io invece vi parlo proprio di situazioni che conosco in prima persona, di cambiamento maschile, che appunto scambio, condivido con altri uomini, e non per dividere in buoni e cattivi, ma per dire proprio che una transizione, un cambiamento di mondo, a mio parere è già presente, esiste già, forse a volte non trova parole sufficienti per essere detta, però forse riconoscerete anche voi delle situazioni appunto di cambiamento in questo senso, che accompagna il cammino delle donne nel nostro tempo. Lascio perdere la sfera pubblica, lascio perdere il lavoro, lascio perdere la politica, lascio perdere questo mondo, perché mi porterebbe a parlarne in termini più di ruolo. E io invece voglio andare proprio in quella zona più calda, che è la sfera intima, come dicevo prima, la costruzione del nostro amore, che è una parola molto complessa e molto calda, cioè va al centro delle nostre vite e della mia vita che ne parlo. E provo a dire in quali dimensioni mi sembra che ci sia il cambiamento, almeno io lo vivo e lo vedo vivere anche ad altri. Allora, innanzitutto, amore vuol dire desiderio. C'è sicuramente nell'amore una dimensione desiderante. E già la parola
Già la parola indica un transito, un movimento, perché desiderio viene da desiderare. Desiderare. Sidera sono le stelle, quindi desiderare vuol dire perdere l'orientamento, lasciarsi andare, lasciarsi persino disorientare da questa spinta, non trovare più l'orientamento, perdersi rispetto alle coordinate precedenti, perché c'è questa spinta che ci muove verso l'altra persona. Dopodiché bisogna vedere se ci lasciamo andare, appunto, alla spinta del desiderio, se questa grande chiamata verso qualcosa che ancora non conosciamo, che è questa occasione che ci porta l'altra persona, effettivamente la seguiamo. Se nella mia vita la seguo, corro il rischio del cambiamento anziché restare nel recinto di quello che già conosco e di quello che già controllo, e quindi non mi mette in gioco, non mi mette in discussione, non mi porta neanche grandi cambiamenti e sconvolgimenti nella vita. Il desiderio poi ha una matrice lontana, il primo oggetto d'amore è certamente la madre. No, tutti siamo nati fin quando non nasceremo da macchina, cosa che si sta preparando, però fin qui nasciamo ancora tutti bambini e bambine dal ventre e dal grembo di una madre, e quindi questo è il, come dire, il primo, il calco, il primo oggetto d'amore, no? Questo grembo che ci ha tenuto, contenuto, nutrito, e poi questa prima relazione fortissima con la madre. Poi però per noi maschi la madre è l'altra, cioè io nasco in un corpo profondamente diverso dal mio, per esempio la madre mi ha generato, il mio corpo non è direttamente generativo. Allora devo a Marco Deriu, un carissimo amico, questa espressione del tutto pieno della madre. Il desiderio nasce anticamente alla nostra origine rispetto a questa figura appunto di un tutto pieno, come di una sorta di scintilla divina, cioè quella che ci ha portato al mondo, quella che ci ha portato alla vita e ha sostenuto la nostra vita all'origine. Il calco dell'amore si forma su quello. È molto difficile lasciarla andare, la madre. È molto difficile lasciarla, che poi entri una distanza, cioè che poi quella donna, come dice Lacan, non sia tutta madre, che io non la pensi come soltanto madre. Ed è molto difficile che io non riporti sulle donne che incontrerò successivamente questa pretesa, che lei sia come mia madre nella dicitura di un bambino, è mia madre, la mia mamma, no? Allo stesso modo che la mia donna, fidanzata, ragazza, compagna, non sia la mia compagna, non sia mia madre originariamente, e poi la mia ragazza, e poi la mia donna, e poi mia moglie, e poi la madre dei miei figli, e così via, no? Questa catena di mia, e invece che questo desiderio sia vissuto, sia un grande movimento di spinta verso l'altra persona, però che poi questo desiderio non mi porti ad essere l'unico soggetto desiderante. Noi abbiamo tenuto le donne appunto nella condizione di oggetto del desiderio e non di un altro soggetto desiderante. Io desidero e lei è desiderata. Ecco, in questo si misura un grandissimo cambiamento maschile. Chiudo sul desiderio dicendo che lì c'è proprio un bivio, cioè o si va nella direzione del cosiddetto sogno fusionale, quel sogno di essere due, il racconto antico della metà della mela, cioè della mela spaccata in due, noi saremmo le due metà che tendono a ritrovarsi, e poi però saremmo uno, e poi saremmo uno. E invece c'è un altro modo di considerare il desiderio che dice che noi ci desideriamo, c'è questa spinta appunto a una pretesa riunificazione, ma noi continuiamo a essere due. È precluso già all'origine la possibilità di riunificarsi, è mendace questo pensiero, non è vero, non è così e non può essere così, ed è fonte anche di gravi guasti l'idea di ritornare ad essere uno. L'amore come sogno fusionale porta addirittura poi a storie di controllo fino alla violenza, di cui non voglio parlare adesso, però questa immagine di avere l'altra presso di sé come originariamente nel grembo della madre è chiaramente una fonte di non cambiamento, di non apertura al fatto che l'altra è l'altra, cioè è proprio lei, non è mia, non è sovrapponibile all'immagine della madre per il bambino, e il mio desiderio in questo senso deve accettare una giusta distanza, deve nutrirsi anzi di questa distanza. Continuiamo a desiderarci perché continuiamo a mancarci.
la mancanza all'origine ed è il nutrimento del desiderio. Se tendiamo ad annullare questa distanza, finisce anche l'alimento stesso del desiderio. Poi il desiderio entra in quest'altra grande sfera della sessualità. Della sessualità, dico sessualità per dire non soltanto il sesso agito, ovviamente anche, ma la sessualità soprattutto come immaginario sessuale. Dove sta in questo il cambiamento? Cos'è maschilità tradizionale in questo e cos'è cambiamento, risposta alla libertà delle donne? Anche qua ci sono delle illusioni. Ci sono delle illusioni nell'immaginario sessuale maschile tradizionale che ciascuno di noi ha sentito, ha frequentato, ha conosciuto in me stesso e in quanti ragazzi, uomini, amici ho conosciuto. Le illusioni della sessualità riguardano sicuramente il fatto che il sesso sia una questione di istinto, sia una questione di natura, cioè che siamo governati, saremmo governati da pulsioni che ci portano per esempio alla riproduzione, all'accoppiamento, perché così la specie va avanti, eccetera, e da lì la costruzione, non so, della famiglia, della coppia e così via. Ecco, perché dico illusione? Non perché non funzioni effettivamente così la riproduzione, che l'ape va sul fiore, eccetera, come raccontiamo ai bambini di qui sopra, ma perché c'è qualche cosa di più profondo che si muove nel richiamo sessuale, nella sessualità umana. Recalcati dice che da questo punto di vista la nostra sessualità è profondamente diversa da quella delle altre specie animali, che le altre specie animali in un certo senso non conoscono il desiderio sessuale, non conoscono l'erotismo, conoscono semplicemente il fatto di essere governati da istinti ai fini della riproduzione. Noi accanto e oltre questo abbiamo appunto un immaginario. Abbiamo delle fantasie, abbiamo dei richiami, abbiamo delle persistenze che fanno capo al nostro sistema simbolico. Abbiamo dei significati in mente. Non abbiamo soltanto rigidamente appunto un istinto che ci guida alla riproduzione e poi basta. Anche perché capite che sarebbe povera così la storia della nostra sessualità. E invece ciò che ci accende è questo mondo di significati, di fantasie, di proiezioni, di tutto ciò che noi attribuiamo alla sessualità. Allora non è questione di istinto. Non siamo governati da quello e soltanto da quello. E l'altra illusione, diciamo l'altro velo di Maya che mi sembra che possiamo dire che cade nel nostro tempo, che è già accaduto per alcuni di noi, è l'idea della sessualità sotto la legge del padre. Cioè appunto quella costruzione che è stata anche la costruzione della famiglia per secoli e secoli, in cui appunto si organizza questa struttura della coppia e della famiglia e la sessualità si gioca lì dentro, però poi da parte di uomini con una scissione, con una doppia morale tra appunto come mia madre poi mia moglie e quindi questa zona di, come dire, di santità, di sacralità della propria famiglia e poi lo spazio delle pulsioni giocato altrove, giocato fuori, no? La doppia morale sessuale. Doppia sia perché a me uomo sarebbero consentite, per me sarebbero legittime certe escursioni dalla normalità per cui una donna sarebbe giudicata molto peggio. Vi ricordo che fino a non tanti anni fa l'adulterio per esempio costituiva reato per le donne, non altrettanto per noi uomini, si risolveva con un'ammenda l'adulterio. Il delitto d'onore giocava in una maniera da parte di uomo e non altrettanto da parte di donna, eccetera, eccetera. E non voglio insomma dilungarmi ancora in questo, ma sono chiarissime le tracce per cui per le donne la propria sessualità agita era molto più limitata di quanto lo fosse per noi. E poi dico doppia nel senso che c'è molta letteratura anche sul fatto che ci fosse un'idea di sessualità consacrata, quella familiare, e una sessualità, diciamo, dei cosiddetti istinti bassi, delle pulsioni, tra virgolette, sporche, di quelle cose che tra uomini ci si racconta perché ce le si legittima e che parlano di un desiderio che lì dentro non ci sta. E quindi deve trovare dei canali di scorrimento diversi. Pensate soltanto a come negli anni e nei secoli è stata legittimata la prostituzione. La prostituzione veniva sentita, ancora è sentita nel corpo della società e in particolare nella società maschile,
di parte della società maschile, come un canale necessario appunto di scorrimento di pulsioni che altrimenti non hanno posto, non trovano posto in una sessualità nobilitata, alta, angelicata dentro la costruzione familiare. Per esempio, se leggete il dibattito parlamentare che ha accompagnato la legge Merlin, cioè la chiusura delle case chiuse, dei bordelli, diciamo, intanto ci sono voluti 10 anni di discussione, cioè, se ne è parlato 10 anni animatamente, e c'erano interventi di relatori che dicevano ma i maschi dove porteranno il loro vigore, il loro desiderio, i loro istinti, si prefiguravano questi marinai o questi camionisti che non si sapeva dove dovessero andare per poi tornare più rabboniti e più sedati rispetto a queste pulsioni selvagge, come avrebbero fatto senza un canale di scorrimento di tutta questa di tutto questo modo della virilità, a tornare bravi padri di famiglia, a tornare bravi mariti accanto alla propria figura altrettanto angelicata e santificata della moglie. Ecco, una scissione grave, cioè, perché io non posso essere uno nella pratica e nell'immaginario della mia sessualità? Cosa c'è che osta al fatto che la mia sessualità sia una e che è di non tagliarmi in due? Come dire, le ragioni che hanno portato alla costruzione della famiglia, dalle ragioni del desiderio, dalle ragioni dell'eros, dalle ragioni del fuoco, dalle ragioni della passione, che entri tutto questo nella mia costruzione amorosa. Allora, se facciamo piazza pulita di queste immagini, il sesso istinto, il sesso natura, il sesso santificato sotto la legge del padre, la costruzione della famiglia, però poi un canale altro di tutt'altre storie e gioco della propria sessualità, allora si apre un campo molto interessante, perché la nostra esperienza diventa dicibile, perché la passione, l'alimento profondo dell'immaginario sessuale, di tutto quello che per noi significa, entra a pieno titolo nelle proprie relazioni, è dicibile e diventa una forte spinta, anziché di controllo, di tenuta come il padre antico della propria famiglia, per poi giocarsi altrove ciò che davvero lo muoveva sessualmente, allora si ammette questa parte della propria sessualità. Non è più scissa dalla propria vita ordinaria e diventa un motivo di apertura in direzione dell'altro, dell'altra persona che si incontra, anche attraverso la sessualità o soprattutto attraverso questa spinta. La sessualità diventa una declinazione piena del desiderio, è ammessa nelle proprie relazioni, è ammessa nella città, è ammessa nei racconti, è ammessa nelle nostre narrazioni di noi stessi e si conosce quell'esperienza dell'andare fuori, anziché del restare dentro questa rigidità. Io credo che l'immaginario sessuale abbia a che vedere con quella che viene detta in certe esperienze estasi, senza andare a pensare alle esperienze mistiche, però estasi nel senso che la parola anche qua è molto interessante, perché estasi viene da estasi, cioè stare, andare fuori ancora una volta, come parente di quel desiderare. Cioè, nell'ambito amoroso, desiderante, sessuale, le espressioni ci dicono andiamo fuori, non restiamo dentro queste costruzioni difensive che abbiamo elaborato, più o meno per il nostro stesso controllo maschile, in questo caso del campo familiare e sessuale delle nostre donne. Ecco, forse stiamo sforando un po' con i tempi, non lo so, vado un po' corto, ma dico altre due cose molto velocemente. L'amore naturalmente ha anche tutta una dimensione proprio sentimentale, cioè il desiderio, la passione e anche la costruzione duratura, anche il bene che si vuole e che l'altra ci vuole. E questo elemento proprio sentimentale. Allora, rispetto a questo, c'è proprio una scommessa. Se andate a vedere quello che si dice nella letteratura maschile, in questo libro che è Infiniti Amori, che abbiamo curato con Barbara, abbiamo raccolto storie di uomini e di donne
sull'amore, anche sul proprio amore, anche storie autobiografiche, nei racconti degli uomini che io ho curato, e non solo in quelli che parlano qui, ma anche nella letteratura di lungo corso, c'è proprio anche lì come un bivio, cioè è come una scommessa sul fatto che questa relazione esista, addirittura che l'amore esista, che l'altra persona in una relazione d'amore ci sia. Adesso non c'è tempo di leggere chissà quanto, però vi leggo veramente soltanto poche righe. Nella parola amore continuano a rimbombare senza fine echi di vuoto, di nulla, di cieca volontà di vivere che porta alla passione del potere come dominio sull'altra. Per cui l'altra non esiste se non come proprio fantasma, come dire non c'è l'altra, tanto non la incontro nella relazione d'amore, io la sto inventando. La sto inventando io per il bisogno che ne ho. Però in realtà ognuno rimane separato. E ci sono da parte di filosofi, da parte di letterati, da parte di poeti, da parte di scrittori, lungo, non so, io sono risalito a 2000 anni fa, sono risalito e più. Se voi partite dai greci e poi andate lungo la letteratura romana e il Medioevo e così via, arrivate fino a noi, il dubbio dell'esistenza dell'altra nella relazione d'amore è fortissimo, c'è un dubbio radicale di vuoto, cioè l'altra non si incontra. E poi però dall'altra parte, infatti scrivo, eppure c'è dell'altro che pure mi appartiene. Dopo secoli di demonizzazione, il desiderio d'amore viene finalmente elevato a potenza, vitale, a sconfinata, originaria gioia di vivere, a desiderio che non manca di nulla. Eppure qualcosa si incontra, finalmente, dopo secoli, si apre un orizzonte maschile amoroso in cui l'altra compare. Cioè la sfida del sentimento, della relazione con l'altra, si corre se c'è di fondo una fiducia che ci possa essere contatto, relazione con l'altra, che non sia soltanto una proiezione della propria mente. A partire da questo si costruisce non più la famiglia, quella appunto patriarcale di qui sopra, ma oggi diciamo che si costruiscono le famiglie. E qual è la differenza? Qual è in quelle il segno di cambiamento? A me sembra che il segno di cambiamento sia riguardi il fatto che le nuove famiglie, le nuove relazioni che si costruiscono non siano, come in passato, rigidamente prescritte, predeterminate, preformate, cioè che non ci sia già un copione a cui si tratta semplicemente di aderire rigidamente, perché è già precostituito da altri, e in questo caso segnala il fatto che c'è una grande paura. Perché una relazione dovrebbe essere prevista fino all'estremo? Perché dovrebbe essere già tutto noto, già tutto scritto e tutto soltanto da osservare per come qualcun altro l'ha scritto? Perché non siamo noi stessi a costruire i nostri legami e anche eventualmente a modificarli? Allora mi sembra che per quanto riguarda le costruzioni familiari viviamo in un tempo interessante, perché quando diciamo le famiglie, non necessariamente omosessualità, eterosessualità, qualunque famiglia oggi ha la possibilità di costruirsi, di ripensarsi, di rideclinarsi, e allora le dimensioni di cui abbiamo parlato prima possono entrare anche più liberamente. Sono io e l'altra persona, siamo noi artefici di quello che costruiamo. Allora è una relazione che parla, se ci fidiamo della relazione stessa e la costruiamo a nostra immagine e somiglianza, allora sì, stiamo cambiando, i soggetti sono due, i desideri sono due, le immagini della sessualità si aprono a quello che davvero è il nostro scambio intero e non tranciato, dimezzato da una doppia morale sessuale, e pensiamo che la relazione esista, tanto da azzardarci a una costruzione, a un impegno che poi può cambiare nel tempo, ma siamo noi che lo stiamo facendo, non obbediamo a dei copioni prescritti per soddisfare a norme poste da altri. E rispetto a questo vi lascio ad una lettura tratta appunto da questo libro Infiniti Amori, che parla proprio di questo transito, di come la costruzione dell'amore, il desiderio, la sessualità siano veramente una sorta di rivoluzione anche maschile che stiamo attraversando. Si può non entrare in questo attraversamento, si può restare a metà del guado o si può venirne fuori su un'altra sponda di libertà di due soggetti.
L'amore di un uomo oggi, appunti per una rivoluzione amorosa, di Alessio Miceli. Molti cambiamenti investono l'amore, il mio mondo amoroso di uomo. Cambia la mia immagine del desiderio verso le donne, rispetto a quella di un uomo come unico soggetto desiderante. Cambia lo stato della mia sessualità maschile e c'è una grande ricerca di libertà. Ma di quale libertà parliamo? E quanto mi mette in relazione la ricerca del piacere? Cambiano i miei vissuti dell'amore come sentimento, il mio sentimento dell'altra e del suo nocciolo di alterità, e cambiano pure le forme della relazione e la scelta del fare famiglia o di come altro vivere l'amore. Cosa prometto e cosa mi aspetto oggi nella mia relazione intima? Insomma, la rivoluzione sessuale sta facendo il suo corso, ha portato alla libertà di scelta dei propri valori e comportamenti sessuali. Ma allora posso dire che è compiuta? Non direi. Rimane un cono d'ombra sulla sessualità. E più che una domanda di libertà dalla repressione sessuale di ieri, oggi ho una ricerca di senso in un ambiente dell'erotismo immersivo e confusionale. Dove stiamo andando attraverso l'enorme moltiplicazione dei canali, dei contatti e degli incontri erotici? Cosa c'è nella promessa di moltiplicazione degli orgasmi? Certo, la tensione al godimento, ma quale? Di cosa? Cosa significa godere in questa Babele erotica? Ti conosco, ti sento e mi sento nel contatto? O godo proprio della tua e mia assenza, del nostro svuotamento? Sono libero di abbandonarmi, di andare fuori di me, estasi, e verso di te nel piacere sessuale, sguardo dentro sguardo, carne nella carne. Sono libero di giocare con le immagini della mia sessualità, senza scambiarle per vere nel teatro erotico, senza volere fermare, afferrare un oggetto irraggiungibile. La rivoluzione sessuale maschile incompiuta. Buonasera, ringrazio comunque per la vostra relazione. È stata fortemente istruttiva e dà un ottimo spunto di riflessione. Un'unica cosa alla quale volevo riallacciarmi e chiedo una piccolissima opinione. Riguardo appunto il fatto della visione dell'aspetto fisico dell'uomo, continuo a chiedermi, perché noto dalle pubblicità, dai mass media, continuo a chiedermi perché c'è sempre questa espressione da parte dei mass media, della quasi come a voler sottolineare che la società ricerca per una donna che ricerca la salute con l'attività fisica, mentre per l'uomo è quasi come il vedersi più bello per essere più bello di fronte alla società, trascurando quasi quasi il fatto che comunque la cosa principale, l'educazione principale verso le attività fisiche dovrebbe essere non diventare il muscoloso Adone, ma soprattutto diventare una persona sana. E poi volevo un attimino una piccola opinione da parte vostra su come questa società oggi, visto che parliamo anche, abbiamo parlato di paternità, abbiamo parlato comunque della nuova visione dell'evoluzione dell'uomo come padre, un pochettino mi piacerebbe sapere come la società si è evoluta e come vede oggi invece le persone sole, gli uomini soli, come sono considerati sia da un sesso all'altro e sia come società di per sé, come li vede oggi. Piacerebbe questo piccolo approfondimento, se possibile. Grazie. Mi presento, sono l'assessore alle pari opportunità di questa città e quindi insieme a Bicocca abbiamo dato inizio a questo percorso di questione di genere, oltre naturalmente a ringraziarvi per la vostra disponibilità a questi incontri e la presenza di tanti cittadini per me è molto positiva e quindi
forse stiamo cercando di dare delle risposte a un'esigenza che c'è all'interno della comunità. È una società che cambia. Io credo profondamente che donne e uomini debbano percorrere le loro strade in autonomia, il loro cambiamento, per poi potersi ritrovare. E spesso quando incontro e faccio incontri dedicati soprattutto in occasione della giornata contro la violenza alle donne, e abbiamo avuto modo di collaborare, e io mi rivolgo proprio agli uomini, perché troppo spesso quando si parla di questioni di genere sembra che siano tematiche riguardanti il femminile e solo un pubblico femminile, mentre se dobbiamo lavorare, se deve esserci un cambiamento all'interno della nostra società, abbiamo bisogno che anche i nostri compagni e i nostri fratelli e l'altra parte di questa società possa capire che è necessario un cambiamento anche per loro. I cambiamenti che sono stati prima enunciati, il percorso storico, no? L'adulterio che era prima reato, e tutto quello che è stato, tutto sommato è un percorso che è avvenuto recentemente rispetto alla storia tra uomini e donne. E oggi abbiamo necessità di ancor più rimarcare questo cambiamento e velocizzarlo, perché è stato fatto presente che ci sono nuove famiglie. Forse è proprio questo evolversi del concetto stesso di famiglia che ancora siamo un po' fra due mondi, no? E forse questa non chiarezza anche di se stessi, del proprio ruolo, pone qualche difficoltà all'uomo e alla donna nell'accettare se stessi nel proprio cambiamento. E quindi io ringrazio tantissimo tutti i relatori che sono intervenuti, ma soprattutto la cittadinanza, perché probabilmente sono presenti perché sentono la necessità di approfondire questi temi, e spero che come amministrazione e come università riusciremo a andare avanti in questi percorsi. Innanzitutto grazie a tutti voi. Grazie. Io ho 31 anni, a settembre diventerò padre. Quindi, relativamente a tutto quello che si è detto oggi, faccio parte di una categoria che praticamente non esiste, nel senso che da un punto di vista societario i 31 anni sono i precari. Noi siamo appena entrati, se tutto è andato bene, perché in molti casi non è andato bene, siamo appena entrati nel mondo del lavoro. Al lavoro, quello che sto vivendo io, dopo 10 anni di difficoltà per entrare ad avere uno straccio di contratto, è che adesso ci dobbiamo ancora davvero impegnare molto per arrivare ad avere delle certezze. La mia scelta, perché non è stato uno sbaglio, di diventare padre è una pazzia, considerato tutto. È una pazzia perché in questo momento io, qualunque sia il mio movimento, qualunque sia il mio approccio a questo cambiamento, io sbaglio a casa se provo ad impegnarmi come mi suggerisce la società per mantenere il mio posto, per conquistarlo, per affermarmi nel lavoro. Io sbaglio in famiglia, cioè mi sono espresso male, io sbaglio al lavoro se provo ad essere presente in famiglia, sbaglio a casa se provo a conquistare il posto di lavoro. È una situazione di stallo. La volontà di voler essere presente, di voler essere un modello diverso rispetto a quelli che sono sempre stati e sempre saranno, è in forte contrapposizione con la realtà
dei fatti, e questa forte contrapposizione si tramuta in una scelta che adesso probabilmente dovrò prendere, e questa scelta è quella di rinunciare a uno dei due aspetti, ed è praticamente inevitabile, perché le due opzioni non comunicano, non combaciano. E io ho fatto molte riflessioni su quello che sto vivendo, e sono arrivato a pensare che le lotte del femminismo, cioè quello che diceva prima la signora Mabelli, se leggo bene, era che la paternità, confermo, è di due giorni, possiamo averne altri due se la madre rinuncia alla sua maternità, due giorni della sua maternità. È come se la donna avesse fatto una lotta molto efficace per raggiungere tutta una serie di diritti, per riuscire a lavorare e parallelamente essere madre, e la donna quei risultati li ha raggiunti, l'uomo questi risultati non ha mai provato neanche ad avvicinarsi, a raggiungerli, e quindi non si può pretendere un cambiamento da parte della figura maschile se quel cambiamento non è stato neanche lontanamente ipotizzato. Non possiamo stare qui a parlare di risultati e di possibilità che l'uomo deve poter dare, offrire, o meglio essere, per un universo che ha visto protagoniste nell'ultimo periodo, negli ultimi decenni, soprattutto le donne, e che, insomma, quelli per l'uomo sono dei cambiamenti che sono stati soltanto suggeriti, ma non si è mai creata una struttura che li ha resi effettivamente possibili. Si pensa che l'uomo debba essere in un certo modo perché le donne sono arrivate a certi risultati, ma l'uomo non è nelle condizioni, obiettivamente, di poter reggere questo passo, e non per un discorso di inferiorità o incapacità. Poi le donne sono pure vittime dei loro stessi movimenti, delle loro stesse evoluzioni, della loro stessa evoluzione. Quello che si rifletteva poco fa in quello che si diceva a proposito del desiderio: la donna che vuole un uomo che sia forte, deciso, però sensibile e attento, insomma è come essere contemporaneamente strafottenti e super apprensivi, ed è davvero difficile per tutti, per chiunque. Io dico soltanto che in questo momento non mi sento ascoltato né al lavoro né in famiglia, minimamente, e non so quanto questa situazione può cambiare. Non so se tutti noi siamo davvero pronti, perché anche la lotta per tutti i diritti delle donne è sempre stato il risultato di una lotta esclusivamente femminile. Noi non siamo mai stati complici, poco fa si parlava della necessità della complicità, e noi non l'abbiamo mai vissuta. Probabilmente se non iniziamo a cambiare l'approccio in tutto e per tutto, il rischio è che possiamo continuare a parlarne quanto ne vogliamo, ma saranno soltanto parole. Grazie. Allora io risponderei intanto a questo ultimo intervento, anche perché porta una temperatura emotiva importante, no? Grazie di questa esposizione. È importante che uno riesca in pubblico e provi in pubblico anche a dire anche con il vissuto che c'è. Dunque, il padre è una categoria che non c'è, il precariato sul lavoro. Poi mi ha colpito questo fatto che le due opzioni, casa e lavoro, non comunicano, non mi sento ascoltato né in lavoro né in famiglia. Allora, io posso dire questo, non è una storia nuova quella che lei racconta, non è una storia nuova, è una storia appunto che personalmente negli scambi con altri uomini ho sentito più e più volte. E mi sembra anche che però questo dia qualche elemento in più, ovvero bisogna in qualche modo entrare anche, se si entra nello scambio di parola con altri padri,
Si comprende che questa è una condizione non soltanto individuale, e allora ci deve essere anche un modo di trattarla che non sia soltanto a carico del singolo, cioè entrare nella condizione della paternità vuol dire anche fare i conti con quello di cui stiamo parlando, con questi scambi che si modificano. E io soltanto nel suo discorso non comprendo bene chi è che dovrebbe cambiare, no? Cioè dovremmo cambiare, abbiamo detto questa opzione non è stata ipotizzata per la paternità, per i padri come per le madri, ma chi è che non la vuole? Chi è che non vuole che un padre possa essere sia padre che lavoratore, padre che non perde l'esperienza dei bambini piccoli, della cura, del contatto anche fisico, dell'accudimento eccetera, e contemporaneamente possa lavorare? Chi non lo vuole? Chi non lo ha chiesto abbastanza? Cioè se le donne hanno percorso un cammino in cui effettivamente l'hanno chiesto e non è che l'abbiano ancora ottenuto, poi cioè con gravi difficoltà fanno avanti e indietro tra queste dimensioni. Ricordiamoci che ogni 8 marzo, quando vengono snocciolati i numeri, diciamo la falce del precariato che falcia tutti quanti, falcia ancora più selvaggiamente le donne, quindi in questo c'è ancora un gap a loro sfavore. Però diciamo, lei dice, loro hanno fatto e stanno facendo un percorso, lo vogliono fare, e invece da parte di uomini, padri che fanno questa fatica a tenere insieme, a conciliare lavoro e famiglia, paternità, chi è che non lo vuole e chi è che lo potrebbe invece esigere, volere più fortemente di quanto sono d'accordo in Italia non è stato fatto? L'Italia è uno dei paesi in cui effettivamente si è fatto meno in questa direzione, in questo senso, troppo timidamente, però a chi dobbiamo chiederlo? Cioè, ripeto, che cos'è che osta? Chi è che osta? Quindi io soltanto nel suo discorso colgo questo vissuto importante, che mi sembra anche una voglia, quindi lo posso leggere come una voglia di fare, come una voglia di esserci in tutti e due gli ambienti. Io penso che questo andrebbe ripreso, questo che si può leggere come un desiderio di vivere l'una e l'altra dimensione, anziché rimanere frustrata, anziché rimanere tagliata fuori, dovrebbe trovare un circuito, una socialità, una capacità di messa in parola, come già stasera ha fatto, in cui altri uomini, altre persone lo vogliano, e quindi questo si fa istanza sociale, esce dalla propria dimensione così privata e diventa un qualche cosa che si verbalizza, che si presenta sulla scena e che chiede, e che poi, come il cammino delle donne dimostra, se c'è, se esiste, qualcosa produce. Il fatto di non sentirsi ascoltati in famiglia mi ricorda quando abbiamo fatto gruppi misti di uomini e donne, diciamo di condivisione, mi ricorda il fatto che paternità e maternità, proprio al momento in cui stanno arrivando, in cui arrivano e così via, e ci si misura con quelli, sono per definizione dei momenti di cambiamento tali che subentra questa immagine del non ascolto. Però è anche questo qualche cosa che si può rimettere nel discorso, che già per il fatto stesso che lo si nomina, che lo si dice, comporta che l'altro risponde, che l'altra risponde. Questa idea che la madre si dedichi, no, molto alla gravidanza e poi alle prime cure del figlio e così via, questo vissuto di non essere visti da parte di uomini è assolutamente un classico, che evidentemente dice che qualcosa c'è, ovvero ci sono delle modificazioni importanti, e per questo si ha come il vissuto a un certo punto di scomparire, cioè di non essere più visti, dice di una modificazione molto grande, però diventa oggetto di un discorso, anche questo diventa oggetto di scambio, e diventa un'esperienza che già per il fatto di socializzarla non è più una condanna dell'esperienza del singolo, non viene più vissuto come qualcosa che manca a me, perché chissà io sono sfortunato o comunque mi sta andando male, ma perché lì entriamo in una dimensione su cui o si matura una cultura, un modo di starci differente, oppure siamo relegati a immagini individuali di malessere. Ecco, nella mia esperienza il fatto di mettere in circolo con altri e con altre questi vissuti
apre la porta ad altre cose che succedono, cioè a possibilità di condivisione, di spiegazione, di attribuzione di significati a tutto quello che sta capitando e poi anche a comportamenti concreti che cambiano le prospettive. Fermo restando che il nostro welfare, come diceva Barbara, è povero, è maledettamente povero. Tutto quello che leggiamo e sentiamo raccontare va in questa direzione di una povertà di risorse, di mezzi, d'accordissimo. Però ecco, già rompere il racconto privato, singolare della propria esperienza sarebbe, io vedo che è ciò che innanzitutto è la boccata d'aria, è l'apertura della propria storia. Raccontare, condividere con altri che hanno vissuti analoghi, e questo apre possibilità, scambi, visioni diverse di quello che si sta vivendo. È un grandissimo serbatoio che si apre. Aggiungo a quello che diceva Alessio il fatto che anche per le donne questo dilemma lavoro-maternità è tuttora irrisolto e crea fatiche, difficoltà, scarsi riconoscimenti. Quello che si può riassumere in una frase che ho sentito una volta da una giovane madre: sul lavoro mi sento una cattiva lavoratrice, a casa mi sento una cattiva madre, perché cerco di vivere ambedue i ruoli. È per quello che parlavo di complicità, perché si deve rompere questa triangolazione di ostilità. Ecco, un lavoro che è ostile alla genitorialità e gli uomini e donne che si giocano in ostilità all'interno di questa ellissi, ecco, che in qualche modo ti costringe quasi a diventare nemico o nemica. Le donne hanno avuto la forza del cambiamento nel momento in cui hanno costruito un collettivo femminile. Questo è la grande risorsa in cui ci siamo confrontate e nel quale ci siamo date forza. Poi non voglio idealizzare nulla, il femminismo non è senza macchie, non è del tutto innocente, però è vero che come diceva Alessio, devi uscire dalla tua condizione privata, altrimenti i problemi non riesci a risolverli. Problemi di fondo radicali come questi, contrasto tra la vita dell'intimità e dell'affettività e la vita professionale, un tema che va risolto per le donne e per gli uomini e non in una contrapposizione, ma in una forma di complicità. Vi potrei raccontare, ma non vi racconto, alcuni aneddoti su tutto questo. Volevo dire altre due cose sulle osservazioni che erano state fatte prima. Interessante questa modalità che lei diceva, no? Il corpo maschile sembra tendere di più alla bellezza e quello femminile alla salute. Gli yogurt che fanno bene li bevono le donne, no? Nella pubblicità. Diciamo che il corpo maschile è un corpo che assurdamente ha un po' cambiato i termini della questione, è un corpo che si cerca come seduttivo, no? Ma è anche un corpo che si cerca come competitivo rispetto allo sport, ma rispetto anche alla seduzione. È comunque un corpo potente, un corpo muscoloso, un corpo che seduce. Quando abbraccia, adesso mi viene in mente la pubblicità di un uomo e una donna in una barca, c'è questo lui bellissimo, muscolosissimo, che abbraccia, questo è un abbraccio anche metaforico, insomma, no? Avvolge completamente la donna. Posso dire di vivere diversamente la televisione dalla maggior parte delle persone, nel senso che i film o i dibattiti mi sembrano far perdere tempo rispetto alla pubblicità, che io invece guardo avidamente, perché la pubblicità è un grande sintomo delle tendenze anche contraddittorie che prevalgono nei discorsi di genere, perché loro devono vendere i prodotti e quindi fanno grandissima ricerca e soprattutto devono venderli a donne e uomini che sono nei solchi della tradizione e nei solchi invece del cambiamento. Quindi voglio dire, è un grande ammaestramento quello che ci viene dalle pubblicità, veramente io la seguo con molta attenzione. Poi ecco un'altra cosa a cui lei accennava che è molto interessante, questo della singolitudine,
No, ecco, una brutta parola che italianizza la parola inglese single. Oggi, proprio durante una lezione, una uditrice della mia lezione, che ha la mia età, diceva: io sono una donna che ha scelto la solitudine 22 anni fa e adesso mi sento sola. Questo è molto significativo di un percorso femminile. Noi donne abbiamo conquistato la solitudine come una condizione di non dipendenza dagli uomini, è stata una grande conquista, però poi ci si sente sole. Ecco, io non so come sia, non lo so così bene come sia un percorso maschile della singolitudine. Certo è che nel panorama che poi è stato ripreso della nuove forme, della creazione di nuove forme di intimità, quelle che abbiamo chiamato sbrigativamente famiglie, ma in realtà non sempre sono famiglie, esiste anche questo tema della solitudine, della scelta o non scelta di essere singoli o singole, che io so riconoscere, ecco, nei percorsi femminili e generazionali, come un momento di conquista e di orgoglio, della capacità di essere autonome, soffrendo però poi in qualche modo di questa modo di essere solitarie. Però le donne, voi sapete, sono forse più capaci degli uomini di fare gruppo, di uscire insieme al cinema, uscire a cena, fare viaggi insieme. Ecco, questa costruzione di solitudine al maschile è un'altra sfida, probabilmente. Mi chiedo fino a che punto sia una scelta, la riconosco di più tra le donne. Ecco, basta. Sì, anche a me sembra che la chiave sia quella della capacità e volontà di costruire relazioni, cioè che d'altra parte le famiglie tradizionali non bastino a garantire più una rete, appunto, economica, di solidarietà e di tenuta, e quindi si apre una domanda di socialità che a volte è co-housing e coabitazione, a volte è divisione anche, diciamo, di beni, di servizi e collaborazione, sono reti amicali e solidali tra persone anche al di là del proprio ristretto nucleo familiare. Quindi se essere soli vuol dire non avere praticato la formula della famiglia tradizionale, ma avere comunque delle reti di scambio, di frequentazione, di condivisione, allora stiamo andando verso nuove forme di socialità, peraltro non contraddittorie con le famiglie, può essere l'uno o l'altro, l'uno e l'altro. E allora in questo senso essere non in una costruzione familiare ma in delle reti che tengono la persona in alcuni scambi è semplicemente un altro modo della condivisione, dell'essere, del fare società, altrimenti sì, vuol dire cascare fuori da una rete di scambi. Ecco, però davvero penso che non si possa fare carico alla famiglia come l'abbiamo conosciuta fin qua di tenere gli individui, le persone, i soggetti. Stiamo andando verso il fatto di non chiedere più alle famiglie questa connotazione, ma di costruirla anche in altro modo. Io faccio l'insegnante di scuola superiore di lavoro e conosco anche molti ragazzi che dopo, diventando universitari o giovani adulti, raccontano storie in cui si condivide l'appartamento, si condividono i servizi, si condividono le cose che si fanno, che si hanno in un'economia anche che è sempre più precaria e quindi comporta non avere per sé casa propria e il proprio piccolo nucleo familiare e il proprio lavoro certo e così via, ma entrare in reti di scambio, un po' di necessità e un po' anche perché quella costruzione anche della famiglia tradizionale tiene sempre di meno, gli scambi sono diversi, gli scambi economici, gli scambi lavorativi, gli scambi relazionali, e si ritrovano dentro comunità nuove. Ecco, forse quella è un'altra traccia, però la differenza è tra comunque chi istituisce e cerca relazioni e chi resta solo di una solitudine impoverita, cioè deprivata proprio di relazioni. Ecco. Diceva questa mia amica: abbiamo tutti bisogno di coccole. No. E lei volutamente ha scelto questa parola così inusuale, no? Soprattutto in un'aula universitaria, e ha detto una grande verità. Abbiamo
lui è un grande esperto di amore, quindi vi ha parlato di amore, no? Ecco, abbiamo bisogno tutti e tutti di amore. Anche la ricostruzione del rapporto d'amore tra donne e uomini, comunque tra persone dei vari orientamenti, è credo uno dei compiti più importanti che ci spetta, perché l'abbiamo trascurato l'amore, quello che abbiamo conosciuto tradizionalmente non funziona più, non funziona più per tutti e tutte. Ecco, quindi abbiamo bisogno di una costruzione di intimità. E lei diceva un po' provocatoriamente: abbiamo tutti e tutte bisogno di coccole, poi non necessariamente le troviamo nelle forme tradizionali. Ecco, però abbiamo tutti bisogno di coccole e di relazioni, no? Volevo aggiungere una piccola cosa su quello che avevi detto della non esistenza di maestri, no? Di questo 2% di maestri. Ecco, però è ancora peggio di così, perché in passato i maestri c'erano. Cioè, se voi riguardate il libro Cuore a inizio secolo, o grandi maestri come sono stati Mario Lodi, la scuola di Piadena e altri, i maestri c'erano. I maestri sono usciti dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola elementare, quando sono entrate massicciamente le donne. Il che vuol dire che quel sentimento di dire entrano le donne, allora non è più un lavoro qualificato, allora stanno invadendo il nostro campo, allora io vado a fare un lavoro più di prestigio. Come dire, l'entrata delle donne è come se fosse sentita una sorta di squalificazione di quel settore, di quel campo, uguale lavori di poco conto, poco retribuiti e così via, e allora quello che prima era l'impegno educativo di tanti maestri viene lasciato alle donne che si prendono questo campo e che sono normalmente relegate a lavori di cura. Come dire, se lo fanno le donne e lo faranno loro, non è più un impegno maschile con la M maiuscola. E quindi c'è rispetto, e invece lo scambio con le nuove generazioni è nutritivo. Non so, io avere davanti degli adolescenti ogni mattina per me è un elemento di nutrimento. Vado e torno con il sorriso perché sono energie fresche, perché sono dietro quella loro maschera di strafottenza e di impermeabilità, appena da girare quella postura, quell'ostacolo, si trovano menti fresche, si trovano cuori sensibili e persone che si affacciano alla vita con quella grande potenza. Figuriamoci i bambini, che botta di energia ti danno se ci lavori. Però è la ripresa di questa linea di fiducia tra uomini e donne, una volta che i campi non sono più rigidamente divisi ma si sono mescolati, e sapere convivere, cioè proprio vivere con l'altra nella condivisione dello stesso impegno. Io penso che su quello si faccia anche il filo della relazione poi con le nuove generazioni. Che l'entrata delle donne non significhi il ritiro degli uomini, perché dove entrano le donne questo significa una specie di diminuzione di qualcosa, di quella dimensione lavorativa e di relazione.